Buongiorno e benvenuti a tutti. Vi ringrazio di partecipare a questo importante appuntamento sulla presentazione dei principali risultati regionali del censimento permanente delle imprese e delle due indagini speciali Covid. Ci riferiamo ai dati, nel primo caso, del 2018 e per quanto riguarda invece Per quanto riguarda, scusate, le due indagini Covid, parliamo di dati rilevati con grande tempestività a maggio del 2020 e a novembre del 2020 per comprendere la situazione di crisi dovuta alla pandemia. E queste tre indagini, tra l'altro, sono correlate, strettamente correlate tra loro, come verrà anche illustrato in una presentazione. E rientrano in un sistema integrato che consente all'Istat, un sistema integrato di fonti che consente all'Istat di avere un approfondimento territoriale e una tempestività senza precedenti. La giornata abbiamo iniziato un pochino in ritardo perché il ministro sta arrivando e fra poco si aggiungerà. La giornata è lunga, intensa, quindi iniziamo subito. Vi dico che è divisa in due parti. Vi ricordo che è divisa in due parti. C'è una sessione principale che dovrebbe durare fino alle 11:30, a questo punto 11:40, diciamo, preceduta da un intervento introduttivo, un saluto del presidente dell'Istat, e poi ci sono quattro relatori, di cui uno della Banca d'Italia, mentre successivamente ci saranno 8 sessioni parallele che approfondiranno, ci sarà un focus su alcune specifiche regioni. A questo punto io lascio la parola al presidente Blangiardo, professor Giancarlo Blangiardo, per un saluto introduttivo. Grazie. Grazie direttore, spero mi sentiate. Signor Ministro, che stiamo aspettando, ma fra poco sarà tra noi, rappresentanti delle imprese, rappresentanti del Sistan, colleghi del mondo accademico e dell'Istat, signore e signori. Buongiorno e benvenuti all'incontro che abbiamo dedicato all'analisi territoriale dei risultati del censimento permanente delle imprese e delle indagini speciali Covid. Con questa iniziativa Istat prosegue il suo impegno nel fornire al Paese informazioni tempestive sui cambiamenti economici, sociali e culturali in atto e gli impatti della pandemia su famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni, comunità e territori, e questo per dare una base di evidenze affidabili aggiornate alle decisioni e alle politiche. Le informazioni che verranno presentate oggi provengono dal primo censimento permanente delle imprese che, a partire dai dati raccolti sul campo attraverso indagine, si riferisce in particolare alla multiscopo realizzata tra maggio e ottobre 2019, li integra con quelli prevalentemente di fonte amministrativa che sono presenti nei registri statistici dell'Istat. La strategia dei censimenti permanenti, coerentemente con le politiche di sviluppo europee e con il programma di modernizzazione dell'Istituto, è ormai estesa a tutte le aree tematiche: popolazioni e abitazioni, imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche. L'agricoltura, con la rilevazione partita il 7 gennaio 2021, è per l'ultima volta protagonista di un censimento generale, poi anche lì si cambierà. A differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti coinvolgono di volta in volta solo campioni rappresentativi di famiglie, imprese e istituzioni. Tuttavia, la restituzione al Paese dei dati ottenuti è di tipo censuario, quindi riferibile all'intero campo d'osservazione. Grazie all'integrazione di fonti amministrative con rilevazioni campionarie, è infatti possibile garantire l'esaustività, l'aumento della qualità e quantità dell'offerta informativa, il contenimento del fastidio statistico su cittadini e operatori economici e la riduzione dei costi complessivi. Il censimento permanente delle imprese ha interessato un campione di circa 280.000 imprese con tre più addetti, rappresentative di un universo di poco più di 1 milione di unità. Si tratta del 24% delle imprese italiane che producono l'84,4% del valore aggiunto nazionale, impiegano il 76,7% degli addetti, 12,7 milioni, e il 91,3% dei dipendenti, e costituiscono un segmento fondamentale del nostro sistema produttivo. Grazie alle due indagini speciali sulle imprese nella crisi sanitaria condotte nel 2020, è stato inoltre possibile individuare, sia a livello regionale, con spunti anche più fini sul piano territoriale,
i segmenti di imprese maggiormente colpiti dalla crisi, le loro caratteristiche e le loro prospettive. L'analisi dei dati sulla dinamica del fatturato, la presenza di rischi operativi e la capacità di attuare strategie di risposta ci ha permesso di classificare le imprese in quattro categorie di rischio: alto, medio-alto, medio-basso e basso. Ebbene, quasi la metà delle imprese, il 48,5%, si trova nelle due fasce a più alto rischio. La loro distribuzione sul territorio descrive una situazione abbastanza critica in 11 regioni, 7 nel mezzogiorno, 1 al nord e 3 nel centro Italia. Tra poco i nostri relatori ci illustreranno anche i risultati dell'analisi di livello territoriale più fine, dove si prendono in esame i 610 sistemi locali del lavoro. Con questo grande dettaglio, sulla base di 4 indicatori elementari di fragilità, è stato anche possibile elaborare un indicatore di rischio di impresa riaggregato in un indice di rischio territoriale. Parleremo altresì delle misure di prevenzione adottate dalle imprese, dei loro costi e del sostegno ricevuto. Parleremo delle capacità da parte di una quota di imprese di trasferire online le vendite di beni e di servizi e nell'adottare, nonostante tutto, strategie di espansione produttiva. Ecco, concludo con una nota di colore. Questo incontro, come avrete notato, si svolge in uno speciale spazio Istat virtuale. Qui, a chi parteciperà ai lavori di questa giornata, la ricostruzione fedele della storica sede dell'ente consentirà di vivere un'esperienza di immersione a 360 gradi nelle sale del palazzo e di conoscere la storia del nostro istituto. Ci sarà inoltre la possibilità di scaricare il materiale di documentazione dell'evento di oggi e di visualizzarne i contributi video creati specificamente. Ecco, con queste premesse vi do il benvenuto e auguro a tutti un buon lavoro. Ripasso la parola al moderatore, grazie. Grazie mille Presidente, grazie di aver inquadrato anche questo censimento permanente sull'impresa e questo sforzo di misurazione nel quadro più ampio che l'Istat sta, diciamo, questo tentativo di fare censimenti permanenti fornendo al Paese informazioni più tempestive. Allora, prima di passare la parola al primo relatore, devo leggere una nota importante, perché in questi casi di eventi virtuali diciamo c'è la registrazione, quindi vi ricordo a tutti che l'evento è videoregistrato. Quando vi siete iscritti avete espresso il consenso alla registrazione video e audio dello stesso e alla diffusione sui canali web e social di Istat dei contenuti. L'evento sarà reso disponibile sul sito www.censimentigiornodopogiorno.it nella pagina dedicata. A questo punto e possiamo lasciare la parola al primo relatore, che è il professor Francesco Maria Kelly, il direttore del Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istat, che farà un primo quadro, diciamo, dell'impianto, dell'infrastruttura di cui si è dotato l'Istat per misurare con tempestività e profondità il sistema delle imprese, e ci fa vedere le potenzialità con vari esempi dell'analisi regionale dei dati. Quindi lascio la parola al professor Kelly. Prego. Grazie direttore, grazie presidente, un saluto a tutti, anche a tutti coloro che assistono a questo evento, a tutti i colleghi e le colleghe che sono collegati. Bene, la mia presentazione, come un attimo solo, sto cercando di controllare. La mia presentazione, appunto, come ha già indicato il direttore Rapiti, prenderà in esame il valore conoscitivo delle indagini censuarie integrate con le indagini Covid che avete sentito sono state condotte nel 2020. Bene, gli obiettivi di questa presentazione sono innanzitutto presentare il quadro metodologico dell'Istat per la misurazione del sistema delle imprese a livello nazionale e regionale. Questa base, costituita dal complesso sistema dei registri statistici integrato dalle rilevazioni collegate al censimento permanente sulle imprese, garantisce la possibilità di arrivare a una diffusione dei dati con un livello di granularità sia settoriale sia territoriale, tale da consentire analisi approfondite sulle regioni italiane. Secondo obiettivo è approfondire, con un esempio, l'analisi dell'impatto della crisi sanitaria sulle imprese,
utilizzando i risultati delle rilevazioni speciali condotte nel 2020, e il terzo è brevemente tracciare alcune linee evolutive specifiche. Bene, come vedete dalla diapositiva, è rappresentato questo sistema statistico integrato basato sui registri, che integra in modo complementare registri e rilevazioni e che presto si estenderà anche ad altre fonti come i big data. Il sistema che vedete rappresentato si sviluppa a partire dalla doppia coppia di registri di base ed estesi sulle imprese ed unità locali, che sono fonti annuali di dati quantitativi alimentati prevalentemente da dati amministrativi. Salendo al terzo livello troviamo la rilevazione censuaria multiscopo, che è triennale e prevalentemente qualitativa. Questo sistema integrato di registri e rilevazioni consente di realizzare un moderno censimento permanente delle imprese, quello a cui accennava il nostro presidente. Combinando informazioni censuarie da registro con informazioni da rilevazione multiscopo o dalle indagini Covid, che è il quarto livello, è possibile creare nuove classificazioni, tassonomie e indicatori. Ovviamente il modello è generalizzabile e può essere integrato con altri registri tematici. Obiettivo del censimento permanente delle imprese è quello di aggiornare il quadro sulla struttura e sulla competitività delle imprese per cogliere i cambiamenti del sistema produttivo nazionale. All'integrazione tra registri statistici e indagini correnti si aggiungono nuove rilevazioni dirette, come ad esempio le rilevazioni Covid-19. Obiettivo delle rilevazioni Covid-19 è quello di raccogliere la valutazione direttamente dalle imprese in merito agli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica. Vediamo se mi sentite. Posso interrompere se volete? Mi dicono che arriva la regia, mi dicono che è arrivato il ministro. Posso interrompere e continuare dopo, così lascio al signor ministro la possibilità di fare il saluto. Prego. Allora, è arrivato il ministro Giorgetti, quindi interrompiamo e lo ringraziamo della sua presenza. Mi pare sia collegato e quindi gli possiamo passare la parola. C'è stato appena poco fa l'intervento. Buongiorno ministro. Buongiorno. Grazie molto per la partecipazione. Ha fatto il saluto, la sua introduzione il professor Blangiardo, e stavamo iniziando la relazione del professor Kelly, ma interrompiamo volentieri e le lasciamo la parola. Grazie. Grazie, scusatemi per questo contrattempo, ma purtroppo le agende sono molto complicate. E ringrazio il presidente dell'Istat per l'opportunità che viene fornita dal rapporto e dall'incontro di oggi per fare il punto su questioni che assumono importanza vitale per il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dato da cui vorrei partire e su cui vorrei concentrarmi è costituito dal contributo prezioso che l'indagine dell'Istat offre per una corretta rappresentazione della situazione delle imprese produttive nell'attuale congiuntura, segnata dal drammatico e devastante impatto della pandemia. La disponibilità di dati aggiornati, di una fotografia corretta della realtà, al di là delle rappresentazioni spesso distorte che della stessa viene data dal dibattito pubblico, non risponde soltanto a esigenze conoscitive di studio, ma è assolutamente indispensabile per il decisore politico che voglia fondare le sue scelte su presupposti solidi. L'esigenza di un quadro di informazioni aggiornate e puntuale sul sistema manifatturiero italiano si è posta alla mia attenzione con le caratteristiche di assoluta priorità appena insediato al Ministero dello Sviluppo Economico. Ho infatti dovuto constatare che allo Stato il Ministero non dispone di una ricognizione puntuale del mondo imprenditoriale del nostro Paese, nelle sue diverse articolazioni territoriali e merceologiche, nonostante il fatto che il Ministero stesso sia il primo e il più frequente interlocutore all'interno del governo delle imprese stesse. Ho quindi avviato il lavoro per la realizzazione di una banca dati nella quale far confluire tutte le informazioni disponibili utili a verificare quali e quante imprese abbiano fruito a vario titolo di contributi e di interventi di sostegno valere su risorse iscritte nel bilancio del Ministero, quale uso ne abbiano fatto e che effetti abbiano prodotto quegli incentivi ai fini del rafforzamento della capacità competitiva e del miglioramento della produttività delle imprese beneficiarie.
L'assenza di una sistematica valutazione dell'impatto potenziale delle misure incentivanti che di volta in volta sono state poste in essere indebolisce inevitabilmente l'efficacia delle stesse, quando invece lo sforzo che dobbiamo compiere è quello di configurare gli interventi di sostegno sulla base di obiettivi chiari, facendoli calare nella realtà concreta del tessuto produttivo nazionale, senza inseguire progetti velleatori che inevitabilmente rischiano di rivelarsi poco corrispondenti alle effettive esigenze del sistema produttivo nazionale. Pertanto, anche il riordino e la razionalizzazione del complesso degli interventi che nel corso degli anni si sono andati stratificando potrà realizzarsi compiutamente proprio sulla base degli esiti di questa ricognizione, alle quali potranno concorrere, sulla base delle rispettive competenze, diversi soggetti, tra cui ovviamente anche l'Istat, per il patrimonio ineguagliabile di informazioni che l'Istituto è in grado di elaborare. Questo lavoro di ricostruzione puntuale dello stato dell'arte è reso obiettivamente più complicato dagli effetti che su una parte del consistente imprenditoriale nazionale ha prodotto la pandemia. Si sono infatti cumulati gli effetti congiunti di una caduta verticale della domanda e dei blocchi e delle sospensioni prolungate di attività. Ne è scaturito un aggravamento di un quadro che già presentava prima della pandemia diversi profili di criticità e un'accentuazione dei divari che non si realizzano soltanto in termini territoriali, ma anche e soprattutto con riferimento alla diversa capacità delle imprese di adattarsi all'evoluzione della domanda e ai mutamenti che si registrano nei mercati internazionali. Assistiamo infatti ormai da qualche anno a un'accentuazione delle differenze di sviluppo e delle potenzialità di crescita nei diversi territori, non soltanto nel Mezzogiorno, dove stanno emergendo regioni ed aree più dinamiche, ma anche nel Centro-Nord, dove i tassi di sviluppo non sono omogenei e collegati a diversi fattori non tutti endogeni al sistema delle imprese. In linea generale si può affermare che il sistema manifatturiero propriamente inteso ha retto bene alla pandemia e ha saputo preservare le quote di mercato. La ripresa che si comincia a delineare a livello internazionale, soprattutto al di fuori dell'Unione Europea, offre importanti opportunità a una parte consistente del sistema produttivo nazionale. Si tratta di quella parte del rapporto Istat che definisce con riferimento alle imprese cosiddette proattive o avanzate, che ha saputo aggiornare processi produttivi e introdurre innovazioni di prodotto, non soltanto di processo, come forse è più facile, dimostrando grande capacità di adattamento. Ciò è avvenuto in vari comparti, compresi alcuni di quelli tradizionali ritenuti erroneamente obsoleti e che invece per l'elevato valore aggiunto possono ancora offrire alle imprese che si collocano nella fascia alta della gamma grandi opportunità di crescita nei mercati internazionali. Dal rapporto emergono luci ed ombre. In particolare risulta preoccupante il quadro relativo a criticità lamentate da parte delle imprese per quanto concerne le difficoltà ad accedere alle informazioni relative ad alcune forme di incentivi, ivi compresi quelli posti in essere per fronteggiare le conseguenze della pandemia. Colpisce in particolare il dato relativo al programma Industria 4.0 e alle misure previste a normativa vigente per la promozione del trasferimento tecnologico e la digitalizzazione, di cui circa la metà delle imprese monitorate ignora l'esistenza e non è in grado di valutare appieno la potenzialità. Si tratta di elementi preoccupanti perché denunciano evidenti carenze da parte delle agenzie e dei soggetti pubblici chiamati a fornire assistenza al mondo delle imprese e la diffusione di un'adeguata conoscenza delle misure che sono state adottate per aiutare il sistema imprenditoriale italiano a collocarsi nella frontiera tecnologica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una preziosa occasione per correggere e rimediare a queste criticità, avvicinando e rendendo più agevole la conoscenza e la disponibilità da parte della totalità del sistema imprenditoriale delle diverse forme di incentivi a disposizione, per valutare la possibilità di un utilizzo delle basi delle proprie convenienze. Il mio impegno punterà a far recuperare al Ministero dello Sviluppo Economico il ruolo strategico che compete a questo dicastero per quanto concerne l'individuazione di alcune linee di intervento strategiche a supporto della imprenditoria e della manifattura italiana. Nella consapevolezza che la coraggiosa e spesso eroica attività di tanti imprenditori, di tanti lavoratori di questo paese, impegnati a produrre nuova ricchezza, si deve spesso scontrare con ostacoli sconosciuti e concorrenti di altri paesi, compresi molti di quelli dell'Unione Europea,
a cominciare da un'amministrazione pubblica la cui azione si traduce spesso in ostacoli, adempimenti gravosi e inutili, piuttosto che in servizi apprezzabili. Proprio in considerazione delle inefficienze diffuse che contraddistinguono molta parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, voglio esprimere il mio apprezzamento per il lavoro prezioso svolto dall'Istat, che si distingue per l'accuratezza delle indagini e lo sforzo di andare oltre la mera collezione di dati per proporre chiavi di lettura della realtà oggetto di indagini che possono essere di assoluta utilità per il decisore politico. Il sistema imprenditoriale italiano è un corpo diffuso e fortemente articolato, con un radicamento nel paese che discende da una naturale propensione all'iniziativa economica che resiste e si rinnova nonostante le numerose difficoltà in cui le imprese devono lavorare. Si tratta di un patrimonio prezioso che va tutelato. Compito delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche è di non danneggiare con la loro attività, ma anzi di sostenere gli imprenditori italiani, nella consapevolezza che gli scenari in cui questi devono muovere sono caratterizzati da una serie di fattori complessi, a partire da una esasperazione nella concorrenza spesso sleale a livello globale. E aggiungerei io di questi tempi anche un andamento dei fattori delle materie prime sui mercati internazionali che in qualche modo sconvolgerà e riassesterà anche i prezzi relativi nei vari settori. Gli elementi di conoscenza che l'Istat può offrire, sulla base dei quali mi auguro che si possa attivare una stretta collaborazione con il MISE, potranno aiutarci a sostenere la manifattura italiana in questa difficile contingenza, con la speranza che la progressiva uscita dalla pandemia e l'occasione offerta dal Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, se colta compiutamente, assicureranno le condizioni per una nuova stagione di crescita dell'economia nazionale che collochi al centro il ruolo insostituibile del mondo delle imprese. Vi ringrazio per la vostra attenzione e mi scuso ancora per il ritardo, per questo contrattempo, e vi auguro ovviamente buon lavoro. Grazie Presidente Blangiardo, grazie ancora. Grazie signor. Ringrazio il Ministro e questo spirito di collaborazione che ovviamente abbiamo già in atto, io spero e mi auguro anzi che continuerà e si rafforzerà anche in prospettiva. Grazie. Scusate, ho l'audio. Allora, ringrazio anche io il Ministro, anche per non solo per l'intervento, ma per l'apprezzamento esplicito del lavoro dell'Istat che in questi anni ha, ha spinto ancora di più nella diffusione dei dati, non solo nella raccolta, ma nella diffusione a livello macro e micro di dati. Proprio in quest'ultimo anno c'è uno sforzo di diffusione a tutti i soggetti, non solo al SISTAN, a soggetti SISTAN, ma a tanti soggetti, associazioni imprenditoriali, università, enti pubblici di ricerca. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è appunto quello di valorizzare il patrimonio informativo che siamo riusciti a costruire in questi anni e che riusciamo anche a fornire in modo molto tempestivo. A questo punto passiamo al prossimo intervento, all'intervento che era stato interrotto del professor Kelly, quindi lascio la parola a Francesco, ti lascio la parola, grazie. Grazie. Ecco, riprendo naturalmente, anch'io colgo l'occasione per ringraziare il signor Ministro per le parole di apprezzamento per il lavoro svolto all'Istituto, che naturalmente sono parole molto apprezzate, come hanno già avuto modo di dire il Presidente e il Direttore Rapiti. Bene, riprendo da questa slide dicendo che l'obiettivo del censimento permanente delle imprese è quello di aggiornare il quadro sulla struttura e sulla competitività delle imprese. L'integrazione tra registri statistici e indagini correnti, a questa integrazione si aggiungono le nuove rilevazioni dirette, come ad esempio le rilevazioni Covid-19, che hanno raccolto valutazioni direttamente dalle imprese in merito agli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sulla loro attività. Il campione delle rilevazioni Covid-19 è un sottoinsieme di quello delle indagini multiscopo, ma va sottolineato che è stata utilizzata una metodologia che permette di rappresentare i dati a livello territoriale. Lo sguardo tematico di queste rilevazioni abbraccia aspetti diversi e nuovi, come lo smart working, l'uso di ICT,
e con un mix di elementi congiunturali e strutturali di aspettativa e di previsione. Stiamo parlando di un sistema industrializzato che permette di derivare output per regioni ottenendo economia di scala, garantendo uniformità totale in termini di prodotti diffusi, un sistema che garantisce inoltre una maggiore tempestività nella diffusione e può spingersi ad un livello territoriale ancora più analitico. Per mostrare subito le potenzialità della struttura informativa a disposizione per l'analisi a livello regionale, si possono evidenziare alcuni risultati presentati nel recente rapporto sulla competitività dei settori produttivi nell'edizione 2021, e fra i fattori che determinano una maggiore o minore esposizione delle regioni alla crisi pandemica vi sono il grado di diffusione territoriale dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, il grado di specializzazione dell'economia locale e regionale in tali attività, la dimensione media delle imprese, le più piccole sono le più vulnerabili. Vediamo nella diapositiva indicate alcune regioni maggiormente esposte alla crisi in base ai coefficienti di localizzazione. La distribuzione sul territorio presenta una simmetria tra comparti produttivi. Ci sono altri fattori che determinano la maggiore o minore esposizione delle regioni. La crisi appare fortemente discriminante rispetto alla dimensione di impresa. Al contrario, una maggiore capacità di reazione sembra caratterizzare i settori più orientati alle specializzazioni di tipo high-tech. Adesso vediamo dei cartogrammi. Ecco questi cartogrammi. La distribuzione sul territorio dei comparti con tali caratteristiche evidenzia come, con riferimento ai quattro indicatori considerati, che abbiamo detto un attimo fa, le regioni meridionali, con la parziale eccezione dell'Abruzzo, appaiono quelle potenzialmente più vulnerabili agli effetti economici della pandemia. Nella diapositiva successiva, in particolare, possiamo sottolineare come è stata operata un'analisi basata su alcuni risultati della seconda rilevazione Covid-2, che ha permesso di classificare le imprese sulla base del profilo di rischio, distinto in alto, medio basso e basso. Le variabili utilizzate nella classificazione, per ottenere la classificazione, sono la dinamica del fatturato nel corso del 2020, l'eventuale presenza di rischi operativi e di sostenibilità, la capacità di attuare strategie di risposta alla crisi. Due risultati sintetici, molto velocemente perché già l'ha citati il Presidente: il 51% delle imprese è compresa nella categoria rischio basso o medio basso, ma se andiamo a misurare il numero degli addetti che appartengono a queste imprese, il dato è meno negativo, perché si rileva che circa un terzo dell'occupazione media nazionale è presente nelle imprese ad alto e medio alto rischio. Vuol dire che due terzi dell'occupazione è in qualche modo legata agli altri profili più bassi di rischio. Questo grafico esprime, partendo da Trento e arrivando fino dalla provincia autonoma di Trento, arrivando fino alla regione Lazio, esprime diciamo è ordinato per profilo di rischio, partendo dal rischio alto al rischio medio-alto, che è diciamo il tratto rosso. Ecco, vedete come l'Italia si posiziona praticamente a metà. In 11 regioni le abbiamo in situazione, regioni e province autonome, Trento e Bolzano, le abbiamo in situazioni critiche. 7 sono collocate nel mezzogiorno e 1 al nord e 3 nel centro Italia. C'è un'equa ripartizione di imprese ad alto rischio e a basso rischio, il verde più chiaro e il rosso più scuro, e la troviamo questa equa ripartizione in Puglia, in Toscana, in Valle d'Aosta, in Sicilia e in Abruzzo. Questa è la stessa identica analisi, però fatta sugli addetti, come abbiamo fatto, c'è questa distinzione, imprese addetti, e quello che possiamo diciamo notare è che in 9 regioni oltre il 40% dell'occupazione risulta in imprese classificate nelle due categorie più a rischio. E di queste 7 sono collocate nel mezzogiorno, una nel centro, l'Umbria, e una nel nord Italia, la Valle d'Aosta.
abbiamo dati migliori rispetto ai valori medi, che sono in azzurro quelli dell'Italia, in 6 casi: Lombardia, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e provincia autonoma di Bolzano. Ora, combiniamo in qualche modo i risultati precedenti su imprese e addetti, ottenendo una misura del rischio combinato che si basa sui quartili delle due distribuzioni. Abbiamo 6 regioni che presentano alto rischio combinato: Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, e 6 regioni che presentano un medio alto rischio combinato, che trovate nella figura in colore arancione, e 3 regioni che invece presentano un medio basso rischio combinato, e sono il Veneto, le Marche e il Molise, che le trovate in giallo, e poi 6 regioni a basso rischio combinato, quindi combinato tra imprese e addetti, e sono sostanzialmente le regioni del nord, che vedete rappresentate in verde. Il risultati, quindi, come abbiamo in qualche modo, ho cercato in qualche modo di mettere in evidenza, ci permettono, e come anche ha espresso bene il signor Ministro, ci permettono di ottenere un'analisi utile per orientare le politiche e per orientare ovviamente le decisioni a livello sia nazionale sia regionale. Allora, ultime conclusioni e prospettive prima di terminare il mio intervento. Spero di non essere andato fuori del tempo che avevo a disposizione, è che il censimento permanente delle imprese mette a disposizione un potenziale informativo enorme da valorizzare ulteriormente. Questo si sta facendo anche attraverso la diffusione di microdati. Diversi enti e centri di ricerca hanno chiesto e ricevuto file di microdati delle rilevazioni del censimento permanente. Ovviamente questa è un'attività che impiega tempo e personale dell'istituto, un'attività che però è fondamentale, perché i dati noi raccogliamo ed elaboriamo devono ritornare ovviamente alla collettività. La progettazione della nuova edizione 2022 terrà certamente in considerazione i temi presenti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, assi strategici come la transizione digitale, la transizione ecologica e l'inclusione sociale, e priorità trasversali: la parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani, il superamento dei divari territoriali. Vi ringrazio per l'attenzione che avete dato alla mia relazione, e lascio la parola al direttore Rapiti. Grazie. Grazie mille, grazie. Sei stato puntualissimo, anzi abbiamo forse qualche minuto. Se posso aggiungere una cosa, direi che il potenziale informativo che abbiamo ancora non è stato, come ho accennato prima, sfruttato appieno. Segnalerei, come era scritto nella presentazione, una fonte territoriale che chiamiamo frame territoriale, che contiene i conti economici che ci consentono di valutare anche la performance, informazioni a livello di unità locale che dobbiamo valorizzare ulteriormente e diffondere in termini di macrodati e microdati. Questo è molto importante. A questo punto passiamo la parola al secondo relatore, il dottor Alessandro Faramondi, che è dirigente del Servizio delle Statistiche Strutturali su Imprese, Istituzioni Pubbliche e Non Profit, che ci fa il quadro della situazione, illustrando come gli effetti della pandemia siano stati pervasivi su tutte le imprese e su tutte le regioni, ma anche eterogenei nell'impatto. A te, Alessandro. Grazie Fabio, mi unisco ai ringraziamenti a tutti i colleghi che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento, che ci consente di analizzare i dati in un momento così difficile per il Paese. Prima di iniziare vorrei anche ringraziare i colleghi che hanno reso possibile questo evento dal punto di vista della realizzazione delle indagini, quindi
il censimento delle imprese che è stato realizzato circa un anno e mezzo fa, e le due indagini speciali che sono state realizzate nel corso del 2020, come già ha detto il professor Kelly, e sono state relative proprio alla misurazione di quello che è avvenuto e di qual era la condizione delle imprese proprio nel corso della pandemia. Un carattere che oggi prendiamo in considerazione, ovviamente rispetto anche alle analisi già fatte nei mesi scorsi, invece, è proprio utilizzare queste informazioni con un focus territoriale, cercando di far emergere quelle che sono le differenze e le specificità prevalentemente a livello territoriale. Allora, innanzitutto vediamo quali sono le prime evidenze, i primi numeri che ci mettono a disposizione queste indagini sulla situazione delle imprese nel corso del 2020. E partiamo dall'ultima indagine, quella che è stata realizzata a novembre 2020 e è stata diffusa, diciamo, con uno sforzo importantissimo da parte dell'Istat nel giro solo di 3 settimane a dicembre 2020. I dati ci dicono che il 69% delle imprese con oltre 3 addetti ha dichiarato di essere in piena attività, il 24%, quindi un'impresa su 4, di essere parzialmente aperta nel senso di avere condizioni limitate o in termini di spazi o in termini di orari o, diciamo, limitatamente all'accesso della clientela, e poi abbiamo un 7,2%, un dato non irrilevante, che ha dichiarato di essere chiuso. E diciamo, di questo 7,2%, il dato che ci preoccupa maggiormente è relativo all'1,7% di queste imprese che ha dichiarato di non essere in condizione di riaprire, di non riaprire più. Come sono distribuite sul territorio queste imprese che hanno, diciamo, dichiarato di non essere più operative, quindi di essere sostanzialmente in una fase di chiusura definitiva? Ebbene, la distribuzione sul territorio vede delle maggiori criticità nell'area del Mezzogiorno, dove l'incidenza di queste imprese a rischio di chiusura definitiva raggiunge il 2,3%, a fronte di una percentuale molto più bassa nel nord-est, dove raggiunge l'1,1%. Le regioni dove la situazione, diciamo, è un po' più critica sono la Sardegna, con il 4,1% delle imprese che dichiara di non riaprire, la Calabria con il 4%, il Molise con il 3,6% e l'Abruzzo con il 2,6%. Evidentemente la situazione è migliore nelle regioni del nord, con un'unica eccezione, quella della Lombardia, che è l'unica regione del nord a far registrare un'incidenza superiore al valore medio nazionale. Infatti abbiamo che, a fronte dell'1,7% della media nazionale, in Lombardia la percentuale di imprese che dichiarano di non riaprire raggiunge l'1,9%. E ovviamente, diciamo, anche e purtroppo direi, le imprese che sono o completamente aperte o totalmente aperte hanno fatto registrare un'attività contenuta, un'attività limitata. E questo lo vediamo dall'andamento del fatturato. Tra giugno e ottobre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2009, il 61% delle imprese ha dichiarato di avere una riduzione del fatturato superiore al 10%. E dato ancora più allarmante è che il 15,5% ha dichiarato di avere un fatturato più che dimezzato. E questa situazione, anche in questo caso, non è distribuita uniformemente sul territorio, come vediamo anche dalla cartina. C'è una fascia tirrenica che è quella che è maggiormente colpita e riguarda
sostanzialmente la Toscana, il Lazio e la Campania, dove diciamo sostanzialmente si arriva a valori superiori al 65%, 66% in Sardegna, 65% appunto in Toscana, Lazio e Campania, e arriviamo al 64% in Umbria, Puglia e Sicilia. Evidentemente, anche se non in modo molto significativo, nel senso che comunque siamo sempre intorno al 58%, però abbiamo una situazione lievemente migliore nelle regioni del nord. Vediamo, è interessante vedere, diciamo, mettere a confronto i due periodi che abbiamo preso in considerazione con le due indagini, cioè quello relativo alla fase del lockdown, quindi marzo-aprile 2020 e giugno-ottobre 2020. Ovviamente sempre con riferimento all'incidenza della caduta del fatturato superiore al 10%. Allora abbiamo riportato i dati per regione appunto su un sistema di assi cartesiani, dove sull'asse delle ascisse abbiamo riportato l'andamento della seconda fase, scusate, giugno-ottobre, e sull'asse delle ordinate invece il riferimento è quello al primo periodo, quindi il periodo proprio più stretto, marzo e aprile, dove ci sono state chiusure totalizzanti, se volete, no? E la cosa interessante che emerge effettivamente è che rispetto ai due valori medi, che è il 61% nel secondo periodo di imprese che hanno fatto registrare una caduta del fatturato superiore al 10%, e ovviamente una caduta molto più importante nel primo periodo, come vedete il livello medio nazionale è dell'83%, ecco, rispetto al primo periodo le regioni che si collocano sopra la media nazionale, è interessante perché sono regioni sostanzialmente di tutte le aree territoriali, non si identificano dei veri e propri cluster. Abbiamo regioni del nord, quindi l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Valle d'Aosta, abbiamo regioni del centro, quindi le Marche, la Toscana, e abbiamo regioni del sud, Abruzzo, Calabria e Puglia. Quindi diciamo che effettivamente nel primo periodo la chiusura è stata così netta e decisa che ovviamente ha azzerato tutte le differenze territoriali. Mentre nel secondo periodo, quindi se facciamo riferimento all'asse delle ascisse, quindi alla media, al valore 61, vediamo che rivediamo un cluster abbastanza netto, che è il cluster a destra, quindi le regioni che hanno fatto registrare una maggior caduta, una maggiore criticità, che sono tutte regioni del centro-sud sostanzialmente. Quindi qual è stata, diciamo, la conclusione di questa semplice analisi? Che nel periodo estivo, quindi giugno-ottobre, quando sono state effettivamente, diciamo, il periodo dove c'è stata la riapertura di tutte le attività e la vita sostanzialmente sia sociale che economica è stata più vicina a quella che è la normalità, si è riprodotto quello che è il tradizionale dualismo nord-sud. Quindi diciamo l'area del paese che presenta le maggiori criticità tradizionalmente, quella del centro-sud, ma in particolare il sud, effettivamente le ha evidenziate anche in questa fase. Adesso vediamo, sempre rispetto alla caduta del fatturato, cosa è successo dal punto di vista dei settori di attività economica, perché anche in questo caso la storia, diciamo, non è ovunque la stessa. E infatti vediamo che il settore più colpito è quello dei servizi alla persona o alle imprese, anche perché in questo settore, dove appunto la media nazionale raggiunge il 65,2% di imprese che fanno registrare una forte caduta del fatturato, ci sono all'interno i settori, diciamo, se vogliamo dire, quelli dello svago, del divertimento, dell'intrattenimento, degli alloggi, della ristorazione, del turismo, che sono proprio i settori assolutamente più colpiti. Se pensate che, ad esempio, il peso maggiore all'interno di questo settore, dal punto di vista proprio dell'incidenza delle imprese che hanno fatto registrare una caduta, è rappresentato dal settore degli alloggi e della ristorazione. In questo settore l'81% del
delle imprese ha fatto registrare una flessione del fatturato superiore al 10%. Se vediamo anche in questo caso dal punto di vista della ricomposizione territoriale, in tutti i settori le aree che dimostrano le maggiori criticità sono comunque quelle del centro-sud, infatti vediamo sia negli altri servizi che nel commercio e nella costruzione, nell'industria in senso stretto, risultano sempre le regioni del sud e del centro a far registrare le maggiori criticità. Una nota positiva, ovviamente proviamo a portarla, nel senso vediamo anche l'altra metà del cielo, purtroppo non è l'altra metà ma è molto di meno, nel senso le imprese che in questa fase sono riuscite a far registrare invece un aumento del fatturato. Evidentemente queste imprese sono molto molto poche, sono circa il 10%, e ovviamente dal punto di vista sia settoriale che del territoriale questa situazione è speculare a quella che abbiamo visto in precedenza, cioè quella della perdita di fatturato. Quindi in questo caso le barre degli istogrammi che vediamo più in alto sono sempre quelle delle regioni del nord, e le situazioni migliori si riscontrano nel commercio, costruzioni e industria. Abbiamo in particolare che nel settore dei servizi è il nord-est a essere l'area del paese che va meglio, così come nel commercio, mentre nelle costruzioni e nell'industria in senso stretto sono le aree del nord-ovest tipicamente, dove si ha una maggiore concentrazione, soprattutto nell'industria in senso stretto, di grandi imprese. Adesso vediamo, abbiamo visto fino adesso in realtà qual è stato l'impatto della pandemia, no? E cioè ha prodotto delle chiusure, purtroppo, oppure ha prodotto una caduta, in alcuni casi verticale, del fatturato. Adesso vediamo come invece le imprese, nonostante la situazione, quali strategie hanno provato a mettere in atto, perché evidentemente non tutte le imprese sono ricorse alle stesse tipologie di strategie. Ebbene, vediamo quali strategie per esempio sono state adottate per quelli che sono i principali driver in questa situazione, quindi la gestione del personale, il ricorso, le difficoltà che si sono rilevate dal punto di vista della liquidità, come è stata gestita la gestione anche della comunicazione interna utilizzando gli strumenti tecnologici. Insomma, andiamo su un terreno che è più quello delle strategie messe in atto dalle imprese. E in primis vediamo la strategia dal punto di vista delle politiche di gestione del personale. Allora, innanzitutto possiamo vedere che a fine novembre del 2020 tre imprese su quattro hanno adottato specifiche politiche del personale. La politica del personale più diffusa evidentemente è stata quella del ricorso alla CIG, alla Cassa Integrazione Guadagni, che ha riguardato sostanzialmente il 42% delle imprese. I valori più elevati si sono registrati nelle regioni del centro, in particolare in Umbria, Toscana e Lazio, dove si è arrivati sostanzialmente ad avere il ricorso alla CIG per un'impresa su due, 49,3% in Umbria, 47% in Toscana, 46,2% nel Lazio. Evidentemente non è l'unica misura che è stata adottata dalle imprese per in qualche modo contenere i costi legati anche al personale, quindi si è fatto ricorso alla riduzione delle ore di lavoro, alla riduzione dei turni e si è fatto anche un ricorso importante all'obbligo delle ferie per i dipendenti. Il tutto è stato sostanzialmente indicato da circa il 20% delle imprese. Per finire quella che è stata la nota più impattante anche in questo periodo, dove tutti ci siamo trovati in qualche modo a doverci confrontare, che è quella dello smart working. Nel periodo della rilevazione
la seconda rilevazione, quindi tra ottobre e novembre, le imprese che stavano utilizzando lo smart working erano circa l'11,3%, evidentemente una percentuale molto inferiore rispetto al primo periodo, quello del lockdown, dove la percentuale ha raggiunto quasi il 25%. L'area del paese dove il ricorso al lockdown, allo smart working è stata maggiore è quella, come si vede dal grafico, del nord-est, del nord-ovest, e nel nord-ovest in particolare la regione che si è distinta è quella, è la Lombardia, con il 14,9% delle imprese che ha fatto ricorso allo smart working. L'area del paese invece dove il ricorso allo smart working è stata minore è il mezzogiorno, e in particolare diciamo la regione, questa area dove il ricorso è stato minore, è la Sardegna con il 7,4%. Dicevamo che altro aspetto importante che, con cui si sono dovute confrontare le imprese è stato sicuramente il fabbisogno di liquidità. Evidentemente la caduta di fatturato ha messo in crisi le imprese, non riuscendo sostanzialmente comunque ad adempiere ai loro impegni economici, e quindi questo ha portato a uno shock dal punto di vista del fabbisogno di liquidità. Come hanno risposto le imprese a questa necessità? Necessità ovviamente non prorogabile. Ebbene, il 35,4% delle imprese ha acceso un nuovo debito bancario, anche grazie alle misure di sostegno introdotti dai decreti in materia. Anche in questo caso c'è l'area, diciamo, in qualche modo potremmo dire del centro, che è quella che si è contraddistinta maggiormente, in particolare Toscana e Marche, che hanno raggiunto livelli superiori al 40% di imprese che hanno fatto ricorso a nuovo debito bancario. In particolare hanno raggiunto il 42,5%, poi seguono con il 40% Liguria, Molise e Sardegna. Una nota interessante, secondo me, è proprio invece la situazione della Campania. La Campania, come si può vedere anche dalla cartina, nel centro-sud è l'unica regione a non ad avere un'incidenza abbastanza contenuta di ricorso al debito bancario, e questo in realtà però trova un controaltare, che è quello che la Campania è la regione che si è contraddistinta maggiormente per un'altra forma di strumento in qualche modo per contenere le necessità di liquidità, che è stato quello di differire i termini di pagamento verso i fornitori. Infatti in questo caso abbiamo che in Campania un'impresa su quattro ha fatto ricorso al differimento dei pagamenti verso i fornitori. Tenete presente che la media a livello nazionale è intorno al 19%, quindi una differenza abbastanza significativa. Vediamo adesso sempre l'altro elemento che ha contraddistinto la vita delle imprese in questa fase storica per il paese, che è quella della digitalizzazione. Quindi digitalizzazione che sostanzialmente si può declinare in due modi: da un lato gli strumenti digitali per la comunicazione interna, tutti ci siamo confrontati e ce lo stiamo facendo anche adesso in una web conference, e quindi web conference, web meeting, insomma tutti quegli strumenti digitali che hanno consentito supplire all'impossibilità di una di riunioni in presenza sostanzialmente. Ebbene, il 30% delle imprese a novembre 2020 ha utilizzato questi strumenti, che evidentemente sono strumenti comunque molto ad appannaggio delle medie e grandi imprese. E diciamo che le due mappe ci dicono due cose. Innanzitutto che la mappa, quella più a destra, ci dice che nel periodo considerato c'è stata una maggiore accelerazione dell'utilizzo dello smart working, degli strumenti digitali per la comunicazione interna nelle regioni del centro-nord, del nord in particolare, incremento che sostanzialmente a livello medio ha riguardato il 9% delle imprese. Quindi diciamo nella fase considerata c'è stata una maggiore accelerazione nelle regioni del nord.
Però vedendo la prima cartina ci accorgiamo che non esistono importanti differenze territoriali, e questo perché evidentemente nelle regioni del centro e del sud tali strumenti erano già presenti prima della pandemia. Questo in realtà trova riscontro, diciamo, in tutta una serie di indicatori anche riguardano proprio la connessione digitale anche a banda larga, che vede il sud comunque in un'ottima posizione, evidentemente proprio per gli investimenti e per i contributi ricevuti in questi ultimi anni proprio nel settore del digitale. Passiamo adesso a quella che è l'altra faccia degli strumenti digitali, e cioè il ricorso che hanno fatto le imprese al digitale come strumento per le vendite, quindi quello che tutti conosciamo come e-commerce. Chiunque di noi ovviamente ne ha fatto utilizzo in questi ultimi mesi, e vediamo che il 25% delle imprese ha utilizzato un ricorso alle vendite tramite comunicazione mail o via social, e questo incremento, diciamo, ha riguardato anche il 3,1% delle imprese, ed è interessante vedere come il 6,1% ha migliorato i canali di vendita. Dall'istogramma a destra si vede e risulta abbastanza interessante quello che in realtà già avevamo in qualche modo accennato in precedenza, cioè la non irrilevanza delle regioni del sud, anzi il protagonismo in questi settori digitali delle regioni del sud. Infatti nelle prime 10 posizioni troviamo 6 regioni del mezzogiorno nell'e-commerce, appunto tramite mail o tramite social. Allora, quindi volendo diciamo in qualche modo tracciare una linea, quindi abbiamo visto come le imprese in qualche modo hanno subito gli effetti della crisi, quindi chiusure e fatturato, come hanno messo in atto delle strategie. Adesso vediamo quali sono le strategie che le imprese vogliono in qualche modo mettere in atto nel futuro per ripartire, questa famosa ripartenza che tutti auspichiamo robusta soprattutto strutturale, cioè che non sia una partenza solo congiunturale, ma sia una ripartenza che effettivamente incida in profondità il settore produttivo nazionale e quindi abbia le gambe lunghe per andare avanti. Ebbene, questi i principali settori dove le imprese pensano di diciamo intervenire al fine di ottenere questo miglioramento soprattutto di produttività è relativo a 3 driver principali che potremmo riassumere dal punto di vista di alcuni concetti diciamo anche noti. Il primo driver è quello dell'innovazione di prodotto, nuovi beni e servizi, che è stato scelto dal 15,7% delle imprese. Il secondo driver, che è stato scelto dal 13% delle imprese, è quello della innovazione di processo, quindi riorganizzare i processi, gli spazi di lavoro, e per finire il 12% delle imprese ha scelto diciamo l'ampliamento dei canali commerciali, nuovi mercati, quindi un aumento diciamo dei canali di business. È interessante vedere come in tutti e 3 i driver si ha la prevalenza, anche se non di molto, delle regioni del centro-sud, proprio a dimostrazione di una volontà di queste aree di una ripresa e di una reazione all'emergenza superiore alla media nazionale. Io quello che diciamo, però questa è assolutamente un'ipotesi fuori da quelle che possono essere le indicazioni che emergono dai dati, è che molto probabilmente c'è anche un aspetto legato proprio al fatto che le imprese del sud colgono anche questa occasione come l'opportunità per superare quello che è il tradizionale gap rispetto a quelle che sono le regioni, cioè le imprese del nord in particolare. Quindi ecco, è un'opportunità proprio che viene letta in questi termini. Per concludere le conclusioni, io in realtà quando mi sono trovato a scrivere le conclusioni ho quasi pensato di scrivere non conclusioni, nel senso che ovviamente siamo ancora nel bel mezzo della pandemia e francamente non riesco,
secondo me ancora non siamo nella condizione di poter dire quale sarà il punto di caduta, quali saranno gli effetti reali, eccetera. Quindi, insomma, navighiamo a vista. E proprio per questo, secondo me, cioè ho utilizzato queste due parole chiave per questa navigazione a vista, e cioè tempestività e rilevanza. È fondamentale in questa fase che le informazioni arrivino a chi di dovere, quindi anche ai decisori politici, in quest'ottica di ripartenza e resilienza, del piano di ripartenza e resilienza, che i dati e le informazioni arrivino in modo assolutamente tempestivo. E in questo senso, diciamo, vorrei dire che l'esperienza dell'Istat in questi ultimi mesi, in questi ultimi due anni, è sicuramente un'esperienza di successo, perché con il censimento permanente delle imprese le informazioni sono state rilasciate in soli tre mesi, con le due indagini speciali le informazioni sono state rilasciate in tre settimane, con il censimento permanente delle istituzioni pubbliche che è in corso in questi giorni, puntiamo di rilasciare i dati nel prossimo autunno. Insomma, ecco, la tempestività è fondamentale. L'altra parola importante è rilevanza, cioè la rilevanza delle informazioni, fornire informazioni che consentano proprio un valore aggiunto dell'analisi, nel senso utilizzare informazioni che pesano, che diano proprio una spinta anche all'analisi, un'analisi che possa andare in profondità. E anche in questo caso direi che l'Istat sta assolutamente sul pezzo e su un percorso virtuoso. In tal senso, diciamo, la rilevanza può essere proprio legata all'integrazione dell'informazione, e quindi l'integrazione tra i registri, che è uno dei leitmotiv dell'Istat in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e integrazione che appunto consente di effettuare un'analisi multidimensionale dei fenomeni, che è quella che effettivamente... Alessandro, vai a chiudere, scusa. Allora, chiudo dicendo che l'ultimo elemento è proprio quello anche dell'integrazione tra registri e indagini. Scusate se mi sono dilungato, vi ringrazio tutti, e per qualsiasi, diciamo, ulteriore chiarimento, ulteriore anche curiosità, insomma, sono a vostra disposizione. Grazie a tutti. Grazie mille Alessandro. Sicuramente il fatto che ci siano segnali positivi, anche, diciamo, qualche segnale positivo, la stessa adozione veloce di tecnologie digitali da parte di alcuni settori di imprese anche al sud, è già un segnale di capacità, di dinamismo. E siamo un po' in ritardo, quindi io passo subito la parola al dottor Alessio De Vincenzo, che è il capo del Servizio Stabilità Finanziaria del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, che fa una relazione sugli effetti della pandemia sulla situazione finanziaria delle imprese e in qualche modo integra, diciamo, gli aspetti finanziari rispetto a quelli reali che invece abbiamo affrontato prima. Prego. Molte grazie, direttore Rapiti, e colgo l'occasione anche per ringraziare il presidente Blangiardo e il professor Kelly per l'invito che l'Istat ha rivolto alla Banca d'Italia a contribuire a questo importante evento. Lo facciamo volentieri, anche offrendo, diciamo, il nostro contributo di riflessione. Ecco, mi soffermerei in questo breve intervento, come ricordava il direttore Rapiti, sugli effetti della pandemia sulla situazione finanziaria delle imprese. Utilizzeremo alcune, e mi riferirò ad alcune informazioni che sono informazioni necessariamente preliminari e in buona parte anche stimate, ma che intendono cogliere l'effetto dell'intero anno 2020, quindi l'effetto degli eventi della pandemia nel corso del 2020 sul complesso della situazione finanziaria per il settore delle imprese, cercando di evidenziare in alcuni punti la questione dell'eterogeneità. Ecco, se si dovesse, ecco, ripercorrere in maniera molto sintetica una, diciamo così, a volo d'uccello, una valutazione complessiva sugli effetti della pandemia,
Probabilmente il modo più semplice per sintetizzarli sarebbe fare riferimento ad alcuni semplici, diciamo pochi, fattori importanti. Gli effetti sono stati ampi, è stato ricordato ampiamente, e sono stati soprattutto eterogenei tra i settori economici. Su questa eterogeneità e sull'importanza di questa eterogeneità ritornerò a breve. Ecco, uno dei primi elementi è stato il calo della redditività. È stata guidata e determinata dalla riduzione del fatturato, ma è stata attenuata nel contempo dalle misure di sostegno che sono state varate nel corso del 2020. Ovviamente nel comparto dei servizi che ha subito uno shock particolarmente intenso, il calo della redditività è stato maggiore. A questo calo della redditività si è accompagnato un aumento dell'indebitamento. L'indicatore che noi utilizziamo, e anche su questo lo descriverò meglio a breve, è un indicatore di leva finanziaria. Questo indicatore è cresciuto a causa dell'incremento del debito ed è cresciuto anche in questo caso soprattutto nei settori che sono stati più colpiti dalle misure di prevenzione dei contagi. Questi effetti sulla situazione finanziaria sono stati marcati per le imprese di minore dimensione, in particolare per la categoria delle imprese piccole e delle imprese medie, e in linea con quanto è stato mostrato in particolare nella presentazione del professor Kelly, ma in parte anche in quella del dottor Faramondi, sono stati effetti rilevanti anche per le imprese localizzate nel Mezzogiorno. A fronte di questi andamenti c'è stata una crescita della rischiosità delle imprese. Ecco, la quota che noi utilizziamo normalmente per monitorare questo effetto rischiosità, quella che noi chiamiamo la quota di debito a rischio e che fa riferimento a imprese che possono essere considerate finanziariamente vulnerabili, ecco, questa quota è aumentata nel corso del 2020. Le nostre attese per quest'anno mostrano segnali di miglioramento, e anche se lo scenario macroeconomico dovesse evolvere in un modo che è particolarmente più avverso rispetto allo scenario che al momento reputiamo più probabile, questa quota aumenterebbe, continuerebbe diciamo ad aumentare rispetto al 2020, ma rimarrebbe comunque inferiore ai valori elevati che abbiamo raggiunto nelle precedenti fasi recessive. Questa relativa, diciamo, tra virgolette, resilienza del settore delle imprese beneficia dei miglioramenti sul fronte finanziario che il settore delle imprese ha ottenuto nel corso dello scorso decennio. È stato un decennio molto importante per l'evoluzione della situazione finanziaria delle imprese, che ha visto un sostanziale miglioramento della struttura finanziaria, miglioramento che è stato interrotto bruscamente lo scorso anno. E in più, nel corso del 2020, a fronte dell'aumento dell'indebitamento, questo aumento si è concentrato nelle scadenze più a lungo termine, mentre invece si è ridotto l'indebitamento a breve termine, e questo è un fattore importante per quanto riguarda la riduzione dei rischi di finanziamento. Soprattutto nel corso del 2020, per il settore delle imprese nel suo complesso, sono state accumulate cospicue riserve di liquidità, e l'auspicio è che poi queste riserve di liquidità possano essere impiegate prontamente per finanziare la ripresa degli investimenti non appena la ripresa economica si consoliderà. Ecco, la situazione complessiva, sia dal punto di vista sanitario, adesso c'è ovviamente l'impatto molto positivo e speriamo che continui della campagna vaccinale, dell'andamento della campagna vaccinale. Rimane ancora un ampio margine di incertezza intorno alle prospettive economiche. A fronte di questo, necessità di mantenere ancora in piedi interventi di sostegno per le imprese permane. È importante rendere questi interventi quanto più possibile selettivi in questa fase, in modo da evitare possibili inefficienze nell'allocazione delle risorse. Qui richiamo il
il punto che era stato fatto dal ministro Giorgetti in apertura dell'importanza della valutazione dell'impatto delle misure di sostegno. È chiaro che le misure di sostegno hanno tamponato, è la nostra valutazione, come diciamo una valutazione ampiamente condivisa, e che lo abbiano fatto in maniera efficace. È importante in questa fase, nel corso dei prossimi mesi, valutare adesso l'effettivo impatto in termini incentivanti, come ricordava il Ministro, di questi interventi, per farne una revisione, diciamo, selettiva, e per far sì che possano essere indirizzati sulle imprese che più hanno prospettive di rilancio e quindi possano contribuire alla ripresa economica non appena si consoliderà. Ecco, questo è il quadro d'insieme, diciamo, che si può offrire. Adesso mi soffermerò brevemente su alcuni dei punti che ho citato, mostrando dei semplici grafici. Ecco, la redditività, questo è un grafico che mostra un po' in serie storica l'andamento di alcune variabili, in particolare il margine operativo lordo, che è l'indicatore che normalmente monitoriamo sul fronte della redditività delle imprese. C'è stata una riduzione nel 2020 del 7%, e la barra blu che vedete nel grafico è stata una riduzione che, rispetto a quella che era stata osservata per esempio nel 2009, quando il margine operativo lordo si era ridotto del 10%, è relativamente più contenuta. Invece è stato più significativo rispetto al 2009 la riduzione del valore aggiunto. Si è ridotto, ovviamente stiamo parlando di valori nominali, del 9% a fronte di una riduzione del 5% che era stata osservata nel 2009. Per quanto riguarda l'eterogeneità, dicevo, degli effetti tra settori, c'è una chiara differenza tra i vari settori di attività economica, sia per quanto riguarda la variazione della redditività nel corso del 2020, che è rappresentata sull'asse delle ascisse in questo grafico, sia per quanto riguarda la variazione, in particolare l'aumento dell'indicatore di leva finanziaria. Queste sono nostre stime su un campione di oltre 700.000 imprese di società di capitali. Ecco, vedete che nei settori che erano stati richiamati anche in precedenza, in particolare il settore legato alle attività artistiche, alle attività sportive, all'intrattenimento, il settore legato all'alloggio e alla ristorazione, il settore relativo ai viaggi, hanno subito delle variazioni della redditività e degli aumenti della leva finanziaria in punti percentuali che sono stati particolarmente rilevanti. Vi sono pochi settori, lì ne abbiamo identificati due, agricoltura e trasporto e magazzinaggio, che hanno registrato, sulla base, insomma, delle stime che abbiamo, un piccolo aumento della redditività nel corso dell'anno, e una sostanziale, nel caso in particolare del trasporto, una sostanziale stabilità della leva finanziaria. Però ecco, emerge chiaramente l'eterogeneità tra i settori di attività economica. Questa eterogeneità appare anche sulla base di altre categorie di aggregazioni tra imprese. In particolare appare tra le categorie dimensionali. Vedete, come ricordavo all'inizio, che le imprese piccole e le imprese medie, così come le imprese micro, hanno subito aumenti della leva finanziaria relativamente più rilevati rispetto al valore medio, cosa che invece si è osservato relativamente di meno per le imprese di maggiore dimensione. Vedete che in termini di redditività non c'è una sostanziale differenza per quanto riguarda la classificazione per macro aree geografiche delle imprese tra il nord e il centro e il sud. Ci sono invece delle variazioni abbastanza pronunciate sul fronte dell'aumento della leva finanziaria, che si riflette in maniera abbastanza rilevante poi sugli indicatori di rischiosità. E qui sia il sud che il nord hanno registrato, in termini aggregati a livello di macro area, aumenti della leva finanziaria un po' più elevati rispetto alla
alla media. Ecco, ritorniamo sul concetto di rischiosità. Quello che noi facciamo è che poi per un sottoinsieme delle circa 730.000 imprese che avevo citato in precedenza, in particolare per un sottocampione di circa 240.000 imprese, utilizzando in maniera abbastanza intensa le informazioni sulla relazione creditizia di queste imprese che possono essere tratte dalle segnalazioni alla nostra centrale dei rischi, riusciamo a stimare una probabilità di default, una probabilità di fallimento lungo un orizzonte temporale di 12 mesi, quindi stimiamo una probabilità a un anno. Ecco, in media per questo ampio e rappresentativo campione di imprese, questa probabilità di default, in particolare la quota di imprese per cui questa probabilità di default è superiore, è stimata essere superiore al 5%, è aumentata tra diciamo il pre-pandemia, quindi febbraio 2020 sono le barre blu che poi vedete nei due pannelli che portano le disaggregazioni, e le stime ultime che abbiamo a disposizione, che fanno riferimento ai dati a loro volta stimati della fine dell'anno, quindi dicembre 2020, questa quota in termini di teste di imprese è salita dal 10 al 14%. Ecco, vedete nel pannello di sinistra che questa quota è aumentata di più in termini proporzionali, ancora una volta, nei settori che sono stati più colpiti dalle misure di contenimento e dalle restrizioni, quindi il settore dell'alloggio e della ristorazione, ancora attività sportive e intrattenimento. Ecco, in questi settori, nel primo settore, stimiamo che la quota di imprese per cui la probabilità di default sia superiore al 5% è un po' superiore a un quarto. Per il settore delle attività artistiche, delle sportive, dell'intrattenimento abbia raggiunto un po' più di un quinto. Nel pannello di destra si pone in evidenza l'evoluzione di questa quota a livello territoriale, e qui mi ricollego alle evidenze che sono state mostrate nelle presentazioni del professor Kelly e del dottor Faramondi. Anche in questo caso le regioni del sud e le regioni del centro hanno, per quanto riguarda il settore delle imprese, hanno registrato aumenti significativi di questa quota di imprese con una probabilità di default superiore al 5%. Ci sono sia, direi che in questo caso, ci sono sia fattori di natura un po' strutturale che incidono sulla fragilità delle imprese che sono localizzate nelle regioni centro meridionale, lo vedete dalle barre blu che rappresentano la situazione prima della pandemia, ma c'è anche stato un fattore un po' più pronunciato per quanto riguarda l'impatto della crisi, e qui soprattutto per le regioni del sud dovrebbe aver giocato un ruolo rilevante il peso particolarmente significativo del settore del turismo per le imprese localizzate nel sud Italia. Ecco, a fronte di questi elementi di rischiosità ci sono però importanti elementi che riteniamo possano attenuare in prospettiva i rischi per le condizioni finanziarie delle imprese. E sostanzialmente sono connesse questi fattori di attenuazione sono connessi con l'accumulazione di riserve di liquidità presso le imprese. Ecco, nel pannello di sinistra le due linee che vedete sono quella superiore e l'evoluzione dell'indicatore di leva finanziaria di cui avevo accennato in precedenza, cioè il rapporto tra i debiti finanziari e la somma di debiti finanziari e patrimonio. Quindi vedete questo leggero aumento della leva finanziaria che c'è stato nel corso del 2020 di circa 2 punti percentuali, era richiamato anche nelle precedenti slide per il totale. Ecco, se questa leva finanziaria fosse valutata al netto delle attività liquide, cioè se ai debiti finanziari, al numeratore e al denominatore di questo rapporto si sottraessero le attività liquide accumulate dalle imprese, sostanzialmente depositi, ecco, il risultato è che nel corso del 2020 la leva finanziaria netta, tra virgolette, sarebbe rimasta sostanzialmente costante, è rimasta sostanzialmente costante. E diciamo questo fattore nel pallello di destra è ancora più evidente
in una prospettiva, diciamo, storica, dove si vede che il rapporto tra le attività liquide e il complesso dei debiti finanziari, che è la linea blu che vedete nel pannello di destra, è in aumento, diciamo, costante dallo scorso decennio, e nel corso degli ultimi trimestri, l'anno del 2020, ha registrato un aumento particolarmente significativo in serie storica. Contemporaneamente, e questa è la composizione delle barre, fatti 100 i debiti finanziari delle imprese, la quota che è a breve termine e quindi alla quale è associato un rischio di rifinanziamento relativamente elevato, decresce da qualche anno, e nel corso dell'ultimo anno è diminuita in maniera particolare. Ovviamente, insomma, c'è stato un impatto anche del supporto delle garanzie pubbliche all'accesso al credito, che hanno determinato un allungamento delle scadenze medie dei debiti delle imprese, dei debiti finanziari delle imprese. Ecco, mi avvio a concludere. Se dovessimo indicare le attese, un po' le accennavo, relative a quest'anno, noi abbiamo una valutazione anche in questo caso della quota di imprese che possono essere considerate finanziariamente vulnerabili. Ecco, vedete che questa quota, che aveva raggiunto in termini di peso sul debito, questo non è in termini di teste ma è in termini di peso sul debito complessivo delle imprese, questa quota che aveva raggiunto il valore minimo a fronte di questo lungo periodo di miglioramento della struttura finanziaria a cui avevo fatto riferimento, aveva raggiunto il valore minimo un po' sotto il 30% nel 2019, ha registrato ovviamente un aumento nel corso dello scorso anno di alcuni punti percentuali, si è portata un pochino di sopra del 30%. Le nostre aspettative sulla base di uno scenario, diciamo, che adesso riteniamo essere lo scenario più probabile, diciamo lo scenario di base, la quota tornerebbe a ridursi nel corso di quest'anno, si ridurrebbe anche nel caso in cui, rispetto allo scenario di base, l'evoluzione della redditività, in particolare del margine operativo lordo, fosse meno favorevole rispetto a quella che ci aspettiamo possa emergere nello scenario di base. L'unico scenario nel quale prevediamo un ulteriore aumento di questa quota sarebbe uno scenario in cui, oltre a una forte riduzione del margine operativo lordo rispetto allo scenario di base, si sommasse anche uno stress significativo sul fronte dei tassi di interesse, con un aumento di 2 punti percentuali che si rifletterebbe ovviamente sull'incremento degli oneri finanziari. Anche in questo caso, tuttavia, l'aumento della quota rimarrebbe ampiamente al di sotto ai livelli e picchi, diciamo, che abbiamo raggiunto di questa quota negli anni più indietro, che fanno riferimento in particolare a precedenti fasi recessive, in particolare alla crisi dei debiti sovrani del 2011 e del 2012, quando questa quota aveva sorpassato il 45%. Ecco, concludo con alcune diciamo, piccoli elementi di riflessione per quanto riguarda le sfide di medio termine. Ecco, qui riteniamo che gli obiettivi che occorre porsi dovrebbero essere quelli di far riprendere alle imprese il percorso di rafforzamento della struttura finanziaria che è stato interrotto nel corso del 2020, favorire per quanto possibile il riavvio degli investimenti non appena la ripresa economica si consoliderà, e questo potrà beneficiare di queste riserve di liquidità che sono state accumulate nel corso di quest'anno, al contempo garantire che ci sia in questa fase di ripresa un adeguato flusso di credito che supporti l'attività di investimento e adeguate politiche di accantonamento da parte delle banche a beneficio complessivo di una stabilità sia economica sia finanziaria. Quello che in prospettiva potrebbe essere utile per quanto riguarda i problemi di ristrutturazione complessiva del lato finanziario del settore delle imprese, in particolare in alcuni settori, beneficerebbero di processi di ristrutturazione dei debiti più efficaci. Sappiamo che questi processi al momento di ristrutturazione sono alquanto complessi, in particolare le piccole e medie imprese fanno fatica ad accedere
a questi accordi di ristrutturazione, a questi concordati. Abbiamo le evidenze indicano chiaramente che sono imprese relativamente più grandi che riescono ad accedere, mentre invece le imprese più piccole sono spesso destinate alla liquidazione. In questi casi, diciamo nei casi in cui appunto non sia possibile continuare l'attività, sarebbe importante, questo è parte, come sappiamo, anche degli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, rivedere anche le procedure e i tempi delle procedure fallimentari ed esecutive, e questo si rifletterebbe positivamente anche sul problema dell'accumulo dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche. E chiudo con quest'ultima slide sull'importanza di varare incentivi efficaci al rafforzamento patrimoniale e alla raccolta di capitale, in questa fase in cui questo percorso di rafforzamento della struttura finanziaria dovrebbe riprendere. Come sappiamo, ci sono stati importanti interventi già varati dal governo nello scorso anno sul fronte delle ricapitazioni, delle ricapitalizzazioni delle imprese, vanno sicuramente nella giusta direzione, riteniamo che potrebbero essere utilmente rafforzati, facendo premi e facendo perno soprattutto su meccanismi di tipo incentivanti e auto-incentivanti, un po' quel tipo di meccanismi a cui faceva riferimento il Ministro nell'introduzione. Uno di questi meccanismi che riteniamo in passato abbia dato buona prova dei suoi effetti è quello dell'ACE, perché appunto spinge le imprese ad autoselezionarsi quanto a prospettive e attese di miglioramento della capacità reddituale, aiuterebbero anche misure che migliorassero la propensione alla quotazione sui mercati, soprattutto da parte di quelle imprese di minore dimensione che riteniamo siano in grado di sostenere oneri regolamentari e finanziari che sono collegati all'emissione di strumenti negoziabili. Ricordo che sulla base di nostre analisi, nonostante gli effetti della pandemia, prima della pandemia stimavamo che ci fossero sostanzialmente 3.000 piccole o quasi 3.000 piccole e medie imprese che avevano le caratteristiche potenziali per quotarsi in particolare sul mercato dell'alternative investment, sull'AIM. Dottor De Vincenzo, le chiedo rapidissimo di chiudere, grazie, scusi dell'interruzione. Ecco, chiedo, stimiamo adesso che a seguito della pandemia queste imprese si siano ridotte, ma ci sia ancora un bacino complessivo di 2.000 imprese. Ecco, e chiudo nel ringraziare nuovamente l'Istat per l'invito, e ripasso la parola al direttore Rapiti. Grazie ancora. Dottor De Vincenzo, la ringraziamo molto, ci ha dato degli stimoli molto interessanti, ci sarebbe da commentare, da rifletterci, ma non abbiamo tempo, siamo oltre 20 minuti in ritardo, quindi ringrazio tutti quanti chi ha collaborato a questa sessione plenaria, e ringrazio anche tutti i colleghi che hanno lavorato per le indagini, per la rilevazione censuale, le rilevazioni Covid, e passo la parola alla dottoressa Buratta, che è il direttore del Dipartimento per lo sviluppo metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica dell'Istat, che introduce le otto sessioni plenarie. A te, Vittorio. Grazie molte al coordinatore, grazie molte a tutti. Io ho un compito semplice e piacevole, che è quello di dare la parola al territorio. Ci tengo particolarmente a farlo perché il censimento, una chiave di lettura storica del censimento, di tutti i censimenti e anche ovviamente di quello delle imprese, è il territorio. Quindi cercherò veramente solo di dare alcuni messaggi e poi daremo la voce a loro, invitando poi tutti a cercare di essere un po' più sintetici, perché ahimè, come a volte accade, siamo andati un po' lunghi.
Allora, il territorio, dicevo, è è un elemento fondante di tutti i censimenti e ora a maggior ragione i censimenti sono diventati censimenti che ci accompagnano anno per anno, tutti i censimenti. Diceva il professor Kelly all'inizio che quest'anno avremo l'ultimo censimento dell'agricoltura tradizionale, poi anche quello passerà a diventare un censimento permanente, come dice peraltro la legge. Quindi per il paese è una ricchezza che avrà a disposizione anno per anno e soprattutto, sottolineo, è una ricchezza per il territorio. Il censimento può portarci a leggere quell'eterogeneità di cui abbiamo sentito qui parlare da tanti relatori, quelle differenze che abbiamo osservato per ora solo in termini comparativi tra le regioni. Ecco, ora andremo a vedere dentro le regioni, poi in futuro potremo andare anche oltre, perché questo il censimento ci consente, soprattutto questo censimento che è strutturato con una logica di integrazione anche con gli archivi e più in generale i registri che l'ISTAT ha messo in campo e che sta costruendo, ci consentiranno di andare sempre più in profondità in questa direttrice. Quindi è fondamentale a questo punto ascoltare loro. Quando dico ascoltare loro, dico per cominciare dai nostri colleghi che sul territorio lavorano, che per i censimenti tutti hanno rappresentato un punto di riferimento sicuro, non solo per l'ISTAT, ma per tutto il sistema anche delle partnership che sul territorio hanno collaborato a fare i censimenti. Ci tengo a ricordarlo, perché i censimenti non sono un'operazione ISTAT e basta. I censimenti sono una grande partnership in maniera variabile a seconda del censimento, ma una grande partnership è un grande, come dire, motore di alleanze sul territorio. E non è un caso che le sessioni parallele a cui adesso assisteremo avranno, come dire, una componente ISTAT che illustra alcuni elementi più in profondità, 21 indicatori calcolati per tutte le regioni e le zone rilevanti, ma anche avremo la comunità scientifica, avremo gli amministratori locali, avremo gli enti SISTAN del territorio a questo dibattito, perché veramente il censimento, tutti i censimenti sono operazioni di sistema. Quindi io ringrazio tutti, davvero tanto, quelli che dal territorio hanno fatto questa che a sua volta è un'impresa. Questa è davvero una grande impresa. Se andassimo a quantificare le risorse impegnate sul censimento, sicuramente sarebbe classificata come una grandissima impresa. Quindi io non tolgo altro tempo al dibattito e ai contenuti che invece saranno di grande interesse, invitando ancora tutti a essere il più possibile sintetici, perché purtroppo l'argomento è interessante e siamo un pochino in ritardo. Quindi buon lavoro a tutti, e vi invito a collegarvi alle sessioni parallele e grazie per averci invitato qui.